basura, o sono la dittatura. Macri, basura, o sono la dittatura. Questo è il ricevimento che ti fa Roma. Non ti vuole nessuno. Non ti vogliono in Argentina. Ti hanno messo i media, Clarín, La Nación, per proteggere gli interessi dei piccoli, della piccola parte argentina che è proprietaria di tutto, a discapito del popolo argentino. Está a favor de que ella siga encerrada en una cárcel por defender los derechos de los que no están. No es justo, no es justo, y creo que hay que en cada momento y en cada lugar tratar de hacer llegar a todos que Milagros tiene que estar libre. No puede estar entre cuatro paredes, porque es el pueblo y el pueblo no puede estar encerrado. Lavoro fino che loro stanno facendo da anni, per quello hanno vinto. E loro hanno tutti i mezzi di informazione, non hanno permesso, non hanno accettato una legge, la legge dei los medios, che è una legge che è stata riconosciuta internazionalmente come importantissima e che è stata votata per il Parlamento argentino. Non c'è stato verso di metterla a funzionare. Vuoi sapere cosa sta facendo questo presidente? Sta cambiando strutturalmente il paese, ossia di una politica di inclusione sociale, che significava avere molto riguardo verso l'industria argentina, che quello crea il lavoro. Questi stanno distruggendo tutto quello. Ci sono 60.000 operai, lavoratori, impiegati, infermieri, professori che sono stati mandati via semplicemente perché loro considerano che appartengono al partito del governo di Cristina Kirchner. Questa è una cosa pazzesca. L'opposizione non ha più un mezzo di informazione dove poter informare, è incredibile, lo stiamo facendo noi attraverso la rete, tutta l'informazione passa attraverso la rete, che meno male è una cosa che è cresciuta tantissimo e per quello possiamo passare quello che succede, sapere quello che succede veramente in Argentina e passarlo, però è una cosa molto faticosa. El Papa Francesco ha chiesto la libertad de Milagro Sala, addirittura ha tenido una atención hacia ella, regalándole el propio rosario, pero el gobierno argentino hace oído sordo, no responde a esta situación. Por eso nosotros esta noche venimos también a informar a la ciudadanía romana. Roma es una capital antifascista, medalla de oro de la resistencia, y un dictador de este tipo no es una persona grata en Roma. Macri, tampoco Roma te quiere, que te va.